Eccoci qui ancora una volta, seduti di fronte al pubblico della poesia, che seduto di fronte a noi, minaccioso, ci guarda e aspetta la poesia. In verità il pubblico della poesia non è minaccioso, forse non è neanche tutto seduto, invece sì. Forse c'è anche qualcuno in piedi, perché sono venuti così entusiasti e numerosi. O forse ci sono un po' di sedie vuote. Ma quelli che sono venuti sono i migliori, hanno fatto questo grande sforzo proprio per noi, perché poi mai dovrebbero minacciarci. Il pubblico della poesia non minaccia proprio nessuno, è invece mite, generoso, attento, prudente, interessato, devoto, ingordo, immaginifico, un po' inibito, pieno di buone intenzioni, di falsi problemi, di cattive abitudini, di pessime frequentazioni, di mamme aggressive, di desideri irrealizzabili, di dubbie letture, ma di slanci profondi. Non è assolutamente cretino, non è sordo, indifferente, malvagio, non è insensibile, prevenuto, senza scrupoli, non è vile, opportunista, pronto a vendersi al primo venuto. Non è un pubblico tranquillo, ben pensante, credulone, senza troppe pretese, che se ne lava le mani e giudica frettolosamente. È invece un pubblico che persegue, degusta, apprezza, lento da scaldare, ma che poi rende. E soprattutto è un pubblico che ama. Il pubblico della poesia è infinito, vario, inafferrabile, come le onde dell'oceano profondo. Il pubblico della poesia è bello, altante, avido, temerario, guarda davanti a sé, impavido, intransigente. Mi vede qui che gli leggo questa roba e la prende per poesia, perché questo è il nostro patto segreto e la cosa ci sta bene a tutti e due. Come sempre io non ho niente da dirgli. Come sempre il pubblico della poesia lo sa benissimo, ma se lo dici tra sé e sé, e non a alta voce, non solo perché è cortese, volonteroso, ben disposto, e in fondo anche cauto, ottimista, trattabile, ma soprattutto perché ama. Ama di un amore profondo, sincero, irresistibile, di un amore tenace, esclusivo, lacerante. Chi ama il pubblico della poesia? Fingete di chiedere, anche se lo sapete benissimo, ma state a gioco perché siete svegli e simpatici. Il pubblico della poesia non ama mica me, questo lo sanno tutti. Lui ama qualcun altro, di cui io non sono che uno dei tanti valletti, diciamo messaggeri, se proprio vogliamo farci belli. Il pubblico della poesia ama lei, lei e solo lei e sempre lei. Lei che è sempre così imprevedibile, lei che è sempre così impraticabile, lei che è sempre così imprendibile, lei che è sempre così implacabile. Lei che attraversa sempre col rosso, lei che contro l'ordine delle cose, lei che è sempre in ritardo, lei che non prende mai niente sul serio, lei che fa chiasso tutta la notte, lei che non rispetta mai niente, lei che litiga spesso e volentieri, lei che è sempre senza soldi, lei che parla quando bisogna tacere e tace quando bisogna parlare, lei che fa tutto quello che non bisogna fare e non fa tutto quello che bisogna fare, lei che si trova sempre così simpatica, lei che ama il casino per il casino, lei che si arrampica sugli specchi, lei che adora la fuga in avanti, lei che ha un nome finto, lei che è dolce come una ciambella e feroce come un labirinto, lei che è la cosa più bella che ci sia. Il pubblico della poesia ama lei. Chi? Bravo, lei, la poesia. E come potrebbe il pubblico della poesia non amarla? Perché ama la poesia, vi chiederete? Forse perché la poesia fa bene, cambia il mondo, diverte, salva l'anima, mette in forma, illumina, rilassa, apre orizzonti. Chissà, ognuno di voi ha certamente i suoi buoni motivi, se no non sarebbe qua.
Non è che non essere troppo curiosi di fare degli altri, se si vuole evitare che gli altri ficcano il naso nei nostri. Sia dunque lode al pubblico della poesia, lode al suo giusto, nobile, grande amore per la poesia, per cui riflesso noi pallidi e umili messaggeri viviamo grati e benedicenti. Segretissimo, da non rivelare assolutamente mai al pubblico della poesia. Il pubblico della poesia ama la poesia perché vuole essere amato perché si ama profondamente e vuole essere rassicurato del suo profondo amore per se stesso. Per sua fortuna il pubblico della poesia crede solo di ascoltare la poesia, perché se l'ascoltasse veramente capirebbe la disperata impossibilità e inutilità del suo amore e si prenderebbe a schiaffi dalla mattina alla sera, brucierebbe tutti i libri sulle piazze, si butterebbe in un canale o finirebbe i suoi tristi giorni in un convento. Conclusione, la poesia fa male, ma per nostra fortuna nessuno ci vorrà credere mai.